raccontaci. E tu, datti una mossa. Dai. Dai, lumaca. Guarda che lumaca. Che non sei altro. Ce l'hai fatta. Lisa, prestami il monopolo. Ma che fai? Così non male. Questa, toglietevi di mezzo. Questa. Addio, ciao ciao bello. E tu da dove sbuchi? Ce l'abbiamo fatta. Sì, l'abbiamo fatto. Sì. Non capisco, avevo un sacco di vantaggi. E adesso ragazzi è arrivato il grande momento, la camminata. Cari, non se ne parla nemmeno. Ridacci le scarpe! Vai! Ciccio, ti sei fatto male? Su, forza Lisa, andiamo! Guarda che se solo provi a dirgli che ho imbrogliato te la vedi con me, hai capito? Infine premere il pulsante d'accensione. Perfetto! Oh, che bel gioco, nonno! Vuoi che ti insegniamo a giocarci? È per me? Sì, grazie, grazie! Muzzi, marinai, ai vostri posti! A inizio la competizione! Dai, ti prego, ti prego! Come si gioca? È molto facile, nonno! Facile? Aspetta a parlare! A tre, acqua! Fortuna! Tocca a me e ad Annuccia! Allora, B4! Colpito! Ai, ci picca! B5, colpito. Bravo, nonno! Accidenti! B6, colpito e affondato. Viva Capitan Nonno! va bene, un colpo di fortuna può capitare a chiunque. Vedrai quando toccherà a me. Ma tu guarda quelle due cariatidi! Alla loro età giocano ancora con le barchette. L'ultima! D3! Colpito e affondato. La partita. Yuppie! I vincitori sono... Io e il nonno. Abbiamo vinto! Ale! Ehi, nonno! È facile battere un imbranato come quello. Un po' di rispetto, eh? Guardi che se non mi hanno fatto colonnello in guerra è solo perché... Perché non ho fatto la guerra! Ma come le viene in mente di mettere le barche così vicine, Gonzo, stratega dei miei stivali? Questo è troppo! Questo pomeriggio stesso vedremo chi è più forte a giocare a battaglia navale, lei o Libero? Libero? Io? Non vorrai mica che giochi io, guarda che disastro ho combinato! Ma non puoi mettermi in mezzo! Io volevo solo insegnare ad Annuccia come si gioca, ecco. Ore, ne va del mio onore. Certo che se tu non ti inalberassi per ogni sciocchezza che ti dicono sarebbe meglio. Che c'è, vicino? Non è che per caso non te la senti di gareggiare contro di me? Come non me la sento?
Io ti farò negare a Pop e a Prua. Così si parla. Alle 4 in punta. Vergine del Carmelo, ma da dove arrivi? Sembri uno della tribù dei piedi neri. Davvero spiritosa. Avanti, vai in bagno e fatti una doccia. Ma da dove vieni? Conciato così sembri uno della tribù dei piedi neri. Davvero spiritoso. Oh. Ehi, ma da dove vieni? Sembri... Davvero spiritoso. Brutto affare. Mi sbaglierò, ma gli è toccata una gran camminata. Una camminata? Che vuol dire una camminata? È una cosa pericolosa. Ma dai, su. È un gioco che si fa da bambini, no? Tu e i tuoi amici non vi siete mai dovuti togliere le scarpe dopo aver perso a un gioco? No. Ecco, l'ho sempre detto che tua madre ti viziava troppo a te. Che stupida scommessa! Non appena becco Paolo! Oh, che cos'è? Ho qualcosa di veramente importante da dirvi. Se volete saperlo, venite alla vostra capanna alle 4 in punto. Oh! Chissà chi l'avrà mandato. Oh. Troppo tardi. Ciccio, ha detto tuo padre che se scommetti un'altra volta le tue scarpe, stai 2 mesi senza baghetta. Hai capito, piede nero? Uffa! Adesso basta, Cettina! Oh. Orgoglio ferito, eh? Mm. E quella grande qui. Sei pronto, vicino? Pronto, ti distruggerò, vecchio. L'esperienza è la madre di una buona strategia. No, 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 no. C4. Acqua. Sbagliato. Insomma, non sai chi te l'ha mandato. Colpito. Colpito. Prendi questa, vecchietto. Senti come grida quel Raponi. E poi dice tanto degli altri. A proposito del signor Raponi, chissà dove sono finite le nostre scarpe. Dobbiamo riprendercele. Avrà pure vinto, ma non ha nessun diritto di tenersi le scarpe. Non ha vinto, onestamente. Lisa. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che Paolo ha preso il mio monopattino e ha gareggiato con quello. Lo sapevo. Tu guarda che imbroglione. L'hai scritto tu? Non voglio più stare con loro. Vorrei far parte della vostra banda. Se per voi va bene. Ma certo, Lisa. Qui sei la benvenuta. Aspetta, aspetta. Che ne sai che non è qui per spiarci? O magari per rubare? Filiberto. È vero. Perché dovremmo fidarci di lei? Per favore, se Paolo viene a sapere che vi ho raccontato tutto, mi ammazza! Se vuoi essere dei nostri, devi darci una prova di lealtà! Natalia ha ragione! Devi riportarci le scarpe che ci avete rubato! Fico! Mi sembra una buona idea! Ma è troppo rischioso per lei! Se Paolo la scoprisse... Non preoccuparti, Ciccio! Ti porterò le scarpe! Torno fra mezz'ora! Aspetta, Lisa! Che cosa stavi facendo? Niente, io stavo... C3, colpito. Ti ho in pugno, Napoleone dell'ospizio dei poveri. Non cantare vittoria così presto, nonnetto. Ancora non si vede, vero? Che ti avevo detto? Lisa è solo una sporca spia. Aspetta, vedrai che torna. Ma è chiaro che l'aveva mandata Paolo. In che altro modo te lo devo dimostrare? Andiamo alla capanna, così potrai vederlo con i tuoi occhi. Non capisco perché devi prendere sempre alla lettera tutto quello che ti si dice. Oh, a terra! Li vedi? Sì, che stanno facendo? Hanno sequestrato Lisa. Non è una spia. Che ti avevo detto? Avevo ragione io. Aspetta, Ciccio, avevi ragione. Va bene, d'accordo, non è una spia. Ma noi due da soli non possiamo farcela liberarla. Dobbiamo dirlo agli altri. Andiamo, non c'è tempo da perdere. G6. Colpito e affondato. Fine della partita. È impossibile, hai imbrogliato. Evviva!
contrario! Assolutamente no, vicino. Ti ho solo dimostrato che ero un grande manovratore di treni. Che sciocchezza! Questo è solo un gioco, non dimostra niente! Ah no? Ti serve un'altra dimostrazione? Nonno, Paolo tiene sequestrata Lisa nel bosco. Dobbiamo liberarla. Le hanno tolto le scarpe e la tengono prigioniera. Che vigliacchi, tutti contro una. Allora era vero. Voleva sul serio far parte della nostra banda. Dobbiamo liberarla. Ma non è così facile. Allora, vogliamo vedere una volta per tutte chi è lo stratega migliore tra noi due? Scommettiamo che non riesci a liberare la mocciosetta? Ma lascia perdere, che una parola è troppo e due sono poche. E devi dire a tuo nipote che o lascia perdere Lisa o... O cosa? O vieni a liberarla tu? Vogliamo scommettere che non riesci nemmeno ad avvicinartici? La vedremo! Trucco fatto! E ora il cappuccio! Ciccia, perché ci dipingiamo la faccia se poi ce la copriamo? Doppio camuffamento. Ah! E adesso un po' d'allenamento. Senti, ma cosa sta preparando il nonno di Ciccio per battere Paolo? Non lo so, ma è mezz'ora che sono chiusa in casa. Andiamo a vedere. Libero. Non credi anche tu che ci stiamo comportando come due ragazzini partecipando a questo gioco? Certo. Ma io lo faccio per dare una lezione ai bambini. C'è una scatola sul tavolo. Che c'è dentro? Mi dispiace, ragazzi. Top secret. Per voi saranno guai. Ciccio vi darà una lezione. Martini che dà una lezione a me. Oh, che è stato? Credo che qualcuno stia salendo. Permesso. Prendi questo. Signor Raponi! Zio! Se non foste i miei unici soldati, vi manderei tutti al confino! Come? Ma che dice? Qualcosa su un certo golfino. Gli sarà partita qualche rotella. Non mi è partita nessuna rotella! La banda di Ciccio e suo nonno stanno venendo qui a liberare quella mocciosetta! Cosa? Gli avevo detto? Ma sta zitta! E viene con suo nonno? Che faccia tosta! Sì, però voi avete me! Abbiamo fatto una scommessa. E noi abbiamo perso. Che hai detto? Che non abbiamo ancora perso. Avevo capito un'altra cosa. Comunque, se eseguirete alla lettera i miei ordini, sconfiggeremo il nemico. Basta che vinciamo, io ci sto. Anch'io. Ho evidenziato con una crocetta i punti strategici del bosco. Dobbiamo sistemare delle trappole in tutti questi luoghi. D'accordo? D'accordo. Da paura. Come da paura? Quando vi faccio delle domande dovete rispondere ad alta voce. Signore, sì, signore, capito? Signore, sì, signore. Più forte non ho sentito. Signore, sì, signore. Qualche domanda? Signore, sì, signore. Va bene, avanti. Avanti cosa? Ah, sì. Signore, sì, signore. Signore, sì, signore. Basta, lasciamo perdere. Ho bisogno di un volontario per scavare una buca. Beh, ecco, a me fa male una caviglia. Io non posso, se mi sporco di terra mia madre mi ammazza. E che problema c'è, Anto? Così è già pronta la fossa. A me di scavare non mi va. Credo che sarà più dura del previsto. Molto bene, ragazzi. Venite qui. Da ora in avanti voglio che camminiamo tutti quanti in fila indiana senza fare rumore. Siamo d'accordo? D'accordo. Due di voi porteranno la scatola, ma non dovete guardare cosa c'è dentro, va bene? Ok. Ma quanto pesa? Ma che ci avrà messo? Forse un'arma segreta dell'esercito. Tuo nonno è stato nell'esercito. Veramente non ne sono sicuro. Adesso fate attenzione, Da qui in poi può essere pericoloso. Seguite me e non vi succederà niente. Avanti, miei prodi! Aiuto! Resisti, Fausto! Ti tiriamo giù noi subito! Fregatemi vicino alla testa! Colpito! Signore, le trappole sono pronte, signore. Anche la più pericolosa? Signor sì, anche quella, signore. Bene, bene. Le cose stanno andando come previsto. Ah! Ah!
stare fermo, Fausto, se no come cavolo ti aiutiamo? Arriva! Andate avanti, proseguite voi, io non ce la faccio! Forza, bambacione! Se non fossi andato per conto tuo, non ti sarebbe accaduto nulla! Portatela un po' voi! Ma state attenti! Dentro c'è la dinamite che il signor Libero ha preso quando era nell'esercito! Ma diceva sul serio? Non lo so, perché non la apriamo? Il signor Libero ha detto che non si può! Però non ha detto di non infilarci le mani! Per cui possiamo farlo! Sentiamo un po'! Ai! Qualcosa mi ha morso! Sul serio? Serpenti! Oh, mamma, saranno velenosi! È uscito il sangue? No, probabilmente sono addestrati ad avvelenare solo il nemico. Meno male. Attenzione, dobbiamo camminare appena fuori dal sentiero per evitare le trappole. È come un campo minato. Non toccate niente, siamo d'accordo? D'accordo! Ci picchia, guarda che c'è, un euro. Fausto, no, no! L'avevo detto io di non toccare niente. Poi lo vedete? No. Eccolo che torna. Su, svelti. Oh. Teniamo tutti le mani unite, su. Ma non dovrebbe essere già caduto. Potreste aiutarmi a scendere, per favore? Ha funzionato anche questa. Sono il mago delle trappole. Cosa? Qui c'è una trappola! Arrivano! Signore, abbiamo portato l'armatura, signore. L'armamento. Ecco l'armamento, signore. Bene, bene. Ora voglio che vi nascondiate nei punti che vi ho indicato. D'accordo? Signore, sì, signore! Rompete le righe! Fate quello che vi pare. Dovete stare attenti, ragazzi, eh? La faccenda è più pericolosa di quanto pensassi. Non lasciate la fila e non toccate niente. Avanti, avanti, seguitemi. Che paura. Penso se finiamo in una di quelle trappole. La cosa migliore da fare è stare dietro a Fausto. Ha un istinto, le becca tutte lui. Che c'è? Cosa fate? Niente, niente, tu cammina. Vogliamo cercare di imparare dal tuo istinto innaturale a disattivare le trappolacce. Beh, è una grande responsabilità. Non so se sarò in grado. Io credo... Ma non deve fare niente di speciale, signor Fausto. Basta che continui a camminare come ha fatto finora. Devo camminare? Questo lo so fare. È un vero fenomeno con le trappole. No. È molto più faticoso di quanto pensassi. Lo sa che lei è il migliore scopritore di trappole che io abbia mai conosciuto. Tutti a terra, svelti. Tenga, signor Libero, la dinamite e le anaconde. Va bene. Accidenti, Fausto ha disattivato tutte le trappole. Tranquillo, ci rimane ancora la più importante. A quella non sfuggirà nessuno. Attento, ciccio. Ehi, tu, cosa cerchi di fare? Sta legando Lisa. Ehi, prepotente, non la toccare. Lasciala! Aspetta, amicizio! Abbiamo vinto noi! Siamo i campioni! Oh no, ora sì che siamo nei guai! Che facciamo, nonno? A quanto pare, Libero Martini, il grande stratega, è stato sconfitto! Cretini, incapaci, siete proprio dei conigli. Beccatevi questa, deficienti, vi abbiamo distrutto.
Vi liberiamo se ammettete che i migliori siamo noi. Noi non siamo venuti per combattere, ma per farvi smettere questo stupido gioco e per liberare Lisa, lo vuoi capire? E perché dovremmo farlo, visto che siete nelle nostre mani? Hai sentito quello che ho detto? Allora sei capatosta! Smettila e piantala di fare il ridicolo! Lo vuoi capire? Non se ne parla proprio! Il nonno di Ciccio ci salverà! Ah sì? E cosa farà? Un miracolo? Lui no! Lo farò io! Evviva! Fausto è venuto a liberarci! Sì! Accidenti a queste cose! Oh no! È un miracolo che sia vivo! Bambina, un po' di rispetto! Però Andrina ha ragione, no? Questa è la tua figlia, ho vinto io! Ma vuoi smettere di dire tutte queste sciocchezze? Bambini, vi ho portato qualcosa per farvi smettere di litigare. Ecco. Oh! Guarda! Restate calmi! Il ramo sta cedendo, tiratemi giù! Al primo che arriva, porzione doppia! Nessuno si muova! Ah, calma, ce n'è per tutti, eh? Chiaro? E io una contenta cioccolata! No, cosa fate? No! Non potete vendermi così al nemico! Io ne voglio un'altra! Anch'io! Buona, eh? È una ricetta di nonna Emma, questa! Banda di vinetti! Traditori! Siete dei brutti traditori! Anch'io! Riesci a vederla! Sì, è laggiù! Ehi, che fai, boccioso! Addio, signor Raponi! Martini, questa me la pagherai! Aiuto! No! Resisti, Lisa! Ciccio! Come diceva il povero Carmine, tutte le amarezze finiscono in dolcezze.